E buonasera a tutti ragazzi, siamo tornati, ho evaso la quarantena per venire qua, pensa che stronzo. Non è vero, mi dissocio. Pensa che stronzo. Mi dissocio. E ragazzi, spento la mente. Non potevo, no, in realtà non potevo stare senza di me. È vero. Non si può far nulla. Siamo tornati con Foot, oggi è tempo di Rivals. Tempo di bestemmie. Esatto, siamo, ma chiaramente poco a livello 1 per questa settimana, mancano 12 ore. Cerchiamo di assicurarci appunto il primo livello. Ma YouTube ti permette di mettere lo stemma del Milan? Cioè una roba così non si può vedere. I primi in classifica. Ma cagare. Allora, comincio io, dai. Allora. Comincio io. Oh, che bello, quando c'è una latenza di 16 millisecondi. Ragazzi, vi siete risparmiati le bestemmie. Se gioca lui, tranquilli. Sì, appunto inizio io perché il meglio deve ancora venire, come dice Gabue. Vabbè, sto qua non è così. Mi fa la faccia più torna su questi video. Oh. Non è vero, non sono così, Sei ancora peggio. No, non è vero, sono bellissimo. Tu, ah no, ma c'è già il lag, no, eh. Iniziamo benissimo, ragazzi. Fra, oh, oh, oh. Vada oh. Solo. Che cosa sta succedendo? Bella partita. Ma anche lui, capisci? Ognuno qua fa come gli pare. Farà una bella partita, ragazzi. Scritto. Script? Quello? No, scritto. Vedi, eccolo. Ora. Driss. Allaga anche l'esultanza. Io, madonna. Parli sopra. Comunque sì, tra no, gol della merda! Vabbè, non è okay. Oh, sta roba. Hai capito, eh? Hai capito il discorso di prima? Sì, sì. Ho capito che qua. Ma non posso giocare! Ma è fallo, t'ha fischiato un fallo, dovresti essere onorato, porca troia. Mamma mia, prima volta che succede? Ho fatto. Oh. What? Ma com'è possibile, ragazzi? Io non ho fa. È scandalosa sta cosa. No, ma Da solo. No. Da solo, avete visto, da solo. Io basito. No, ma io se gioco così ti censuro, ti faccio censurare di nuovo il video, lo sai, vero? Io non posso giocare in queste condizioni. E sto qua talmente scarso che non riesce a prendere la palla neanche con lag. Ti rendi conto quanto è scarso? Ok, va nel mezzo Mertens. Rigore. Rigore. Con lag. No, rigore con ma lag. Ma i rigori no. Non. Fanno battere a Ciro. Captatio pallorum. Vai. Ah, ma sei morso prima, l'hai visto. Ma dai, può essere se anche mosso dopo, ma che cazzo ti posso fare? Come se normale questa partita era già 3-4-0. Ganzo, no? Come la sua difesa sia completamente schierata. Bravo! Grande! Sapevo fare anch'io così. Oh, no, te ha detto devi lasciarle il numero che Gabriel Jesus ti chiama. Sapevo fare anch'io così. Bella che ho fatto un contropiede. C'era tutta la difesa schierata. No, vabbè, dai. Bella, sta cosa mi è piaciuta. Ho capito, ma che cazzo ci posso fare? Ma ci avete server con i crescenti che vanno sulle. Se sentite volare degli oggetti, tranquilli. Non vi preoccupate. Ditemi voi se è normale. No, non lo è, semplice. Bene, ragazzi. Momento. Adesso se siete arrivati a questo punto del video, cristiani, musulmani, che siate, buddisti, fuori dai coglioni perché non ce n'è per nessuno. Cioè, quindi ragazzi. Ma non ha fatto un tiro in porta sto stronzo. Ma io non è tanto perché magari ho paura di perdere, no. Ma se lagga così come ha fatto a lui, io è un problema per me. Cercherò di essere il più tranquillo possibile, eh. Eccolo qua. Cosa? No, dai, porco. No,
Raga, però ho tirato mezz'ora prima, manco tre in Italia, arriva così in ritardo, dai. No, è una cosa ingestibile. Sì, va bene. Ma vaffanculo! Non lo so neanch'io, io non lo so, veramente, sono un dio. Un dio, però ho segnato. Comunque sono qui per chiedervi, lo volete o no il best of novembre? No, ma che best of, Dio cane! Lo volete il best of di novembre? Lo volete? Sì, no, ragazzi, ero che fa cagare, dai. Va bene. Ho tirato mezz'ora prima, anche ora, ma non funziona. Finché tiene io la cestisco senza problemi. Poi dopo però. Ah non. Ah ok, fa. Il più bel tiro che abbia mai visto in vita mia. Guarda ragazzi, io non commento. È meglio perché guarda. No! No, io non fallo! Prendiamo qualcosa qui, to. Immobile si addormenta in piedi come i cavalli. No! No, no, dai, ma che cazzo vuol dire? Ora ditemi che questo merita la vittoria. Ditemi che questo ma merita la vittoria. Qui non è il problema che non merita la vittoria. Che FIFA 21, 70 euro. 50 per fortuna. Vabbè, 70 euro è il prezzo base. Per questo. Per questo, capito? Porco. Comando. E ricominciamo, quello è andato al bar. È uscito dalla zona rossa, ora va al bar. Vaffanculo. Sto qua c'ha l'ultra difensiva, dammi retta. No, sto qua c'ha un cu. Non lo posso dire! E bravo, che ti devo dire? Ma la Yamanota Madonna! Di quel. Aspetto i commenti. Come minimo pure qua. I boomer ti vengono a rompere il cazzo questi giovani. Andate a fanculo. Chiunque lo dica vada a fanculo. Gabriele. Cioè, raga, se segna Mertens di testa significa che la partita non ha senso. Perché proprio. Poi adesso lo fa fare. Vabbè. Melina, io mi metto ultra difensivo. Sì, offensivo. Non te lo so che lo fai, coglione. Non posso giocare contro il lag. Meritiamo il pareggio. No! No! Oddio! No! Script. Me la meritavo. Me la meritavo, raga. Me la meritavo. Script in merda. Dai, vaffan. Script in merda. Script in merda. Vale. Non è giusto. Un tiro porta in più. Ma davvero, ma dove cazzo viviamo? Ma dove cazzo viviamo? Ma non compratelo! Vorrei fare una campagna contro FIFA 21. Ora rinomino il mio canale EA Italia, EA Sports FIFA Italia, e comincio a massacrarli come se niente fosse. No, non. Questa cosa non ha veramente senso di esistere. Ve lo dico col cuore in mano. Rashford è perso. Son, Rashford e Lucas Moura, ragazzi. This is the end. Sto lontano dallo stress. Fumo un po' e poi gioco a PES. Perché PES non ti fa stressare? Non l'ha mai fatto. Non l'ha mai. Andremo in fa. No, non cominciare. No, non cominciare. Non cominciare. Oh. Mi senti Condor, presagio di sventura. Io boh. Deulofeu, sveglia. Dopo tutto la sanità mentale che mi sei costato, maledetto. Il dio bendato. Succhiami le polle. Diano 2, lag 0. Ehi! Fallissimo. Me lo ammonisci, vero? Bravo. Tu sì che sei un uomo. Mertens. No, glielo fermo. Sei un pazzo. Ha più tutto di Mertens.
tirata bene, quella fa male. No, ecco lì. Sì, vabbè, dai. C'è il fatto del disco, ragazzi. I contropiedi. Ovviamente, giocatori buggati, ma c'è uno che riesce, tranne me, a giocare senza giocatori buggati? No, perché fate tutti cacare! No, 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 non ne fa un altro, vero? Due tiri in porta. Datemelo a me, Marziano. Peso, eh. No, ma non, cioè, non una cosa così non ha senso di esistere. Cioè, ma poi uno, cioè, ci perde, oltre che i soldi, ci perde anche la motivazione. Soprattutto quella. Poi uno non gioca a foot per settimane, per mesi, perché ovviamente, cioè, non ha... Uno dice, ma chi cazzo me lo fa fare? Guarda Luis Alberto. No, De Rufeo, devi partire! De Rufeo, devi partire! Vai! È un lungo viaggio. Per andare a fanculo. Guardate. Fuori gioco. Io, sai che l'ho passata quando era in gioco, vero? Non solo avete il gioco di merda, avete pure i server di merda. È quello il problema. No, non lo dico. Avete pure i server di merda. Cioè, non vi basta fare schifo da 0 a 10, 9 e mezzo. Volete fare schifo anche su quel mezzo rimanente. È quello il problema. Stessa partita di prima. Bando alle ciance. Stessa partita di prima. No, dai. Ma siamo... La mia vita. Devi... No, non hai visto. Boom. Ma gli ho fatto una giocata con quadrato sull'azione del gol, assurdo. Il replay di questo gol di Arthur te lo devi vedere. Lo guarderò. Dai, ma come si fa a non vincere contro uno così? Ma fa ride polli. Ma non tanto per il gol. Però c'ha Martial, uno dei tanti giocatori bagnati. Porco! No, dai, basta. C'ha Martial, uno dei tanti giocatori buggati. Vuoi giocare a te, computer? Tanto. Gol della merda. Ma guarda che... È quello che ha fatto. Il difensore. Il difensore va al bar quando il... T'ammazzo. Ragazzi, io comunque sto... Cioè, io non... No, non gliene frega un cazzo a lui. Non gliene frega un cazzo. La... Come dico sempre, lasciami giocare. Porca madonna. Questo gli ha regalato. Una colpa. L'unico gol che ho preso per colpa veramente mia. Non so perché l'ho fatta. Ragazzi, non è quello. Proprio non mi riesce a gestire. Ecco, tipo io, no? Ora. Avrei tirato subito una saracca. Non me lo fa fare. Lagga tantissimo, non me lo fa fare. Gli do prova. Te lo infilo nel culo. Bello! Mamma mia, signori. Boh, raga! Non so che fare. Bello che inizio il video. No, ma c'è la latenza di 14 millisecondi, è ottima. Sti cazzi. Però Martial raccoglie tutto in area. Invece no, ma lui non sta laggando. No, quando fa le azioni lui, che fai cross, Martial raccatta tutto in area. Cross, tiri, respinte, tutto. Top! Io non so che fare, raga. Ditemi se è possibile giocare. Cioè, già due partite vinte nel primo tempo. Vabbè, siamo così, però. Ho detto che con Martial, Son e Lucas Moura è perso. Ragazzi, io non so nemmeno dove l'ho crossata e non so che dirvi. Non so. Che gioco di merda. Che gioco di merda, raga. No, raga, io comincio a fare le serie su PES, non...
mi sa che mi conviene. Boh, una cosa così non avrei veramente parole per descriverla. Comincio a fare pezzo oppure non lo so, cioè io... Ah, non c'era nessuno lì davanti. Cioè io porto FIFA GameStop e lo metto tra l'usato. Io non ho veramente parole. Ovviamente Werner e Marziale raccattano tutto in area nostra, in area... Va bene raga, va bene così, eh. Ma guarda contro chi stiamo giocando. Ma ci rendiamo conto? Io lo sapevo che me lo faceva fare ora. Ah sì! Ma non esulto nemmeno, perché tanto è sempre... È come la partita di prima, come la partita, uguale. Adesso qua fa la melina. E se non la fa un coglione. No, meglio per me, scusa. Un coglione lui. Fallo. Fallo! Eh no, non puoi chiedere fallo, come ti permetti? Gol! Partita finita. Aspetta, ti devi rivedere un attimo quel gol che ho fatto. Voglio vedere anche tiri in porta. Cioè, per la seconda volta di fila, tiri in porta dominati. Fa vedere. Toh. Cioè, ma ora dimmi, se dobbiamo perdere punti abilità per questo scempio, per questo scempio qui. Gioco di merda. Che cazzo è il pacchetto tifo? Ma datemi due giocatori! A parte che ce li ho già, ma... Fuori dai coglioni. Ragazzi, io per la legge del taglione, se prima era positiva abbiamo fatto cagare la connessione, adesso deve essere perfetta, eh? Perché se non è perfetta, io non lo so. Oddio, Shalulli! Quel 77 è buggatissimo. Ma che c'è, una plastica facciale? Più o meno sì. Non ha un occhio. Mi dissocio. Vai, si comincia subito. Le linee rosa, ragazzi, sono scandalose, mi fanno male agli occhi. Non sanno cosa modificare, modificano strada. Magari modificassero un po' la lealtà che sta alla base del gioco. Non farebbe mica male. Ok. Non farebbe mica male modificare la lealtà che sta là. No, non modifichiamo. Guarda il nero laggiù, a tua volta, fatto. Perfetto. È la terza partita che andiamo in vantaggio, eh. Non mi piace sta cosa. Condor. Non dovrebbe piacere a te Milan Liverpool. Guarda il nero dal centro. Te punti a un altro autogol, ormai bisogna far così. Ma ormai appunto, esatto. Bah. Ragazzi, questo è risaputo che corre come un cane. No, questo qui che c'ha la parola corre come un cane. Yang Wun Cheng Li. Gol della merda. Se lo paro. Dai Winx. Di già il cognome è tutto il programma. Bene, te lo restituisco. E invece no. Non me lo fa restituire sto stronzo. No, questo qui no. E invece no, signori. Io non posso, non mi è... Ora, quanto è mio errore e quanto è stronzo lui. No, questo è scandaloso. Poi no, uno deve mantenere la calma, non si può incazzare, no, ma è un gioco. Ma chi l'ha detto? Ma io... No, io sono veramente senza apparenti patologie. Sì, mi manda in depressione. 20 anni prima. Ecco. Gol! No. Giusto così. Per te. No dai, ma siamo seri? No, ha fatto entrare Mbappé davvero? Ma Mbappé quello lì?
O è Salah? Coman? Ah, fate entrare Coman, vabbè. Fate entrare anch'io. Fate c'è Mbappé. Vai, adesso giocaci con Mbappé e lag. Ah! Sicuramente non andremo a riposo in vantaggio. Devi coprire al centro! Devi coprire al centro, pezzo di merda! Che dicevi di Mbappé? Ma che cazzo è un zone? Ma che esultanza hanno messo? Devi coprire al centro, brutta merda umana! Devi coprire! Prego. Ah cazzo, già, me l'ero quasi dimenticato. Io me ne lavavo le mani, capito? Dai, fammi passare. Tre tempi, 2-2, gol nel finale di primo tempo. Tutte le partite sembrano fatte col copione. Si chiama scritto, c'è un motivo. Ma una volta che questa cosa fosse a favore mio, non c'è mai. No, perché quando sono io ad andare sotto piglio le imbarcate, sempre. Ragazzi, una domandina, come mai a me sta roba non me la fischiano mai? Io non l'ho mai capita sta cosa. Vabbè, sì, è fallo. Ma perché non me la fischiano? Poi dovrebbe... Gol! No, raga, però non è possibile, cioè non va bene così. Cioè, neanche a mettere il portiere più buggato nel gioco. Neanche a mettere il portiere più buggato nel gioco. Ma non ci puoi fare nulla se lagga. Oh, porco Dio. Quanto vogliamo andare avanti? Ci si sta fino a domattina qui. Raga, mi tira dopo 2 ore, io non so che fare. Vabbè, non avresti mai fatto conto. Quello va da su. No, raga, che palle. Mi fanno girare il cazzo, non si può giocare così. Te compri un gioco per divertirti e ti incazzi e basta. Io penso che non aver mai trovato un divertimento in FIFA. Giuro, giuro. Ma poi è il 13° FIFA, perché il mio primo fu lo 08. Sì, forse mi divertivo a FIFA 11 a fare la carriera con livello esordiente. Lì mi divertivo. Vabbè, esordiente che... Ma rimpiango quei tempi, giuro. Giuro. Ah, a me mi diverte di più se la sfida è più difficile, ma così non si può giocare. Così, cioè, nel senso è normale. Così è bastarda. È diverso. Che cos'è? Io l'avevo passata, giusto per dirti, perché sennò non lo sai. Gol. Almeno GTA ti butta fuori, no? Appunto, è più giusto. GTA è più giusto, GTA ti butta fuori. Qua no, qua no. Ti fa vincere e poi perdere. Sto qua è scarso. Sto qua, te lo dico io, è scarso. Tanto lo sappiamo tutti come finisce sta partita. Vince lui nel finale, vince lui nel finale. Oddio che... Ah no. Ah, non lo richiami più l'uomo? Ah, eccolo, guarda il coglione, guarda. E te la metti lunga. Gol. Ma esattamente il portiere che cazzo fa? Perché avvicinando l'uomo, tu perdi un uomo in area e quello rimane libero. Fine della discussione. Ma guarda il portiere. Così. Via sto cazzo. Fa pareggio. No, è possibile. Fa con lui. Ma guarda contro chi stiamo giocando. Ma come fa fatto sto qua a fare 3 gol? Posso scriverli e maledire sua madre che l'ha messo al mondo, così magari piange. Non è colpa sua, poveraccio. Ma infatti sta scherzando. Ma secondo te? Semplicemente per sfogare. No, non è vero. Mi dissocio, ragazzi. Non sono un cancro dei giochi. No, gol della merda. Ma non posso, non posso fare nulla. Va bene. Guarda qua. Va bene così, ragazzi.